è un metodo sostanzialmente nucleare, nato come nucleare, un grosso deposito anche di scorie, due reattori che non sapevo. Forse è utile che tu gli ricordi la trasformazione del nome, cioè Enea. Partito come energia alternativa. No, prima era per l'energia nucleare. Esatto. E poi è stato trasformato in Enea, mantenendosi sempre comunque un ente che sostanzialmente all'80% lavorava sul piano nucleare degli anni 80.